Seconda domenica di Pasqua, domenica in albis, domenica della misericordia divina. È una domenica davvero speciale perché chiude l'ottava di Pasqua. Celebriamo ancora la Pasqua e anche il Vangelo di questa domenica è ancora vissuto nel giorno di Pasqua. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. E i discepoli gioirono al vedere il Signore, lo riconoscono, e il Signore, dopo aver annunciato, comunicato la pace, dona lo Spirito Santo, soffiò su di loro con quel gesto che richiama la creazione. Dio aveva donato la vita ad Adamo soffiando lo Spirito nelle sue narici, e questo soffio di vita, questo soffio dello Spirito genera una Chiesa nuova, una Chiesa che addirittura ha il potere di perdonare i peccati. Gesù ha voluto che ora, come il Padre ha mandato Lui nel mondo, ora fosse la Chiesa ad essere presenza nel mondo, sacramento di Cristo nel mondo. Ha dato i Suoi stessi poteri. Ecco allora che abbiamo in questa domenica ancora i segni vivi della Pasqua. Mi colpisce questo stare in mezzo, stette in mezzo, perché è strano, siete in mezzo a cosa? Ci richiama l'albero della vita che nell'Eden era in mezzo. Ora comprendiamo, è Cristo la nostra vita, è Cristo l'albero della vita, è Lui che sta in mezzo alla nostra vita, in mezzo alla comunità, in mezzo al mondo, in mezzo all'universo. 8 giorni dopo, è strano questo ricordare una settimana di passaggio. No, non è soltanto un tempo cronologico. 8 giorni dopo indica l'ottavo giorno. L'ottavo giorno per la Chiesa è la Pasqua definitiva, è la definitività della salvezza, è il paradiso. E proprio nell'ottavo giorno Tommaso, che non era presente il giorno di Pasqua, ora è presente. Prima non credeva: se non tocco, se non vedo, non credo. Gesù non lo rimprovera, anzi lo invita a toccare e ad essere ricco di fede. Tommaso riconosce il Signore e grida l'affermazione più alta che c'è in tutta la Sacra Scrittura: mio Signore e mio Dio. Quel mio Signore e mio Dio detto da Tommaso è quello che siamo chiamati a dire noi in questa domenica e in tutta la nostra vita. Anche noi non vediamo, non tocchiamo, eppure siamo chiamati con Tommaso a riconoscere il risorto. Dove lo riconosciamo? In ogni persona che incontriamo, e soprattutto nella comunità, nel matrimonio, nell'Eucaristia, nei poveri. Quanti segni, quanti sacramenti della presenza di Gesù abbiamo. Quanta realtà in mezzo a noi. Cristo è in mezzo a noi. Ora sta a me toccarlo attraverso la vita dei fratelli, riconoscerlo e gridare con la mia vita: credo, Signore, mio Signore e mio Dio. Buona domenica a tutti voi.